Itinerari agroalimentare d'Italia, cari amici, ritorniamo dalla Basilicata dopo aver presentato itinerari del Trentino, delle Marche, della Puglia. Ritorniamo nella Basilicata dall'incantevole scenario del Parco Nazionale del Pollino, il versante lucano del Parco Nazionale del Pollino a San Severino Lucano, dove da ieri è iniziata una grossa manifestazione che promuove territorio, ambiente, turismo e arte, naturarte. Ne parliamo naturalmente qui, due graditi ospiti, c'è l'assessore all'ambiente Perrone e il primo cittadino di San Severino Lucano, Fiore. Fiore, inizia questo nuovo evento naturale, ce ne parli. Certo, un progetto finanziato dalla Regione Basilicata che prende le risorse dai fondi europei, che riguarda i parchi di Basilicata, il Pollino, il Parco dell'Appennino Lucano, delle Dolomiti Lucane, il Parco della Murgia Materana. E nell'ambito degli eventi che si organizzano nel territorio del Parco del Pollino sono previsti per l'appunto interventi ed eventi che si svolgono nel corso di una settimana. È iniziato tutto ieri, abbiamo la presenza di ragazzi della Università di Basilicata e della Università Politecnica delle Marche, la professoressa Rizzi e la professoressa Ferretti che accompagnano questi ragazzi, e i ragazzi incontreranno nel corso di questa settimana abitanti, cittadini del territorio, proprio per cercare di scoprire quali sono le peculiarità, quindi gli aspetti correlati con la identità e correlati con il brigantaggio, il dialetto, l'artigianato e nello stesso tempo con la gastronomia. Tra l'altro si osserveranno anche e saranno realizzati dei video che poi saranno per l'appunto trasmessi e questi ragazzi cercano per l'appunto di interagire con ciò che esiste come identità dei nostri luoghi. Può essere considerato l'evento una contaminazione fra identità di questi territori, cultura e ancora musica, perché abbiamo delle rappresentazioni musicali che si svolgeranno nel corso delle serate, nello stesso tempo abbiamo persone di cultura di alto livello presenti, per esempio Giuseppe Cederna che incontrerà, terrà delle discussioni nel territorio, e tra l'altro sarà possibile a questa gente, oltre che entrare nella identità dei luoghi dal punto di vista culturale, c'è anche tutta la possibilità di percorrere sentieri tipici e punti strategici che abbiamo nel territorio del Pollino, della Valle del Frido e nel comune di San Severino Lucano, partendo dall'area del santuario della Madonna del Pollino per arrivare a Bosco Magnano, altri interventi nel centro di San Severino Lucano, nella frazione Mezzana Salice. È una cosa davvero importante che coinvolge un po' tutti, in cui gli abitanti del luogo diventano protagonisti, ed è chiaro che questo è un fatto rilevante, perché nel momento in cui ogni persona si sente responsabile di un qualcosa che sta portando avanti, la sente in maniera migliore, e mi sembra un modo giusto per promuovere, per far conoscere i nostri territori e per creare quella consapevolezza che ha la finalità di valorizzare il Pollino e San Severino Lucano. Molto bene, Sindaco Fiore. Salutiamo anche l'attivissima Assessore Perrone all'Ambiente e vi diamo a scoprire questo programma di Naturarte anche sul sito del Comune di San Severino Lucano. Nino Vitelli con la redazione seguirà questo appuntamento, sarà visibile su Itinerari Comunitari Italia già da stasera il programma di Naturarte, e naturalmente ci risentiamo nei prossimi giorni sempre qui da San Severino Lucano. Ciao a tutti!